Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG. Arriva come di consueto nel pomeriggio il bollettino sui nuovi contagi Covid in Italia nelle ultime 24 ore divulgato dal Ministero della Salute. Sono 13.574 i nuovi casi registrati su 268.750 tamponi con 477 decessi. Il tasso di positività è del 5,05%, ieri era del 5,2%. I ricoveri in terapia intensiva sono in calo di 18 unità. Nel saldo tra entrate e uscite rispetto a ieri, secondo i dati del Ministero della Salute. Ingressi giornalieri invece sono 148. In totale rianimazione ci sono 2.270 persone, nei reparti ordinari sono invece ricoverati 20.397 pazienti, in calo di 381 unità rispetto a ieri. I ricoveri in terapia intensiva sono in calo di 18 unità nel saldo, gli ingressi giornalieri invece sono 148. Unità di crisi della Regione Campania, diramato il bollettino di aggiornamento pandemico, si certificano 1.175 nuovi positivi, di cui 105 casi identificati da test antigenici rapidi, 999 asintomatici e 71 sintomatici. I tamponi giornalieri sono 14.380, di cui 2.021 antigenici, per un tasso di incidenza pari all'8,1%. I guariti sono 3.101, 21 i deceduti, 7 nelle ultime 48 ore e 14 deceduti in precedenza, ma registrati soltanto ieri. Per quanto concerne il report di posti letto, su 656 posti di terapia intensiva a disposizione ne sono occupati 95, su 3.160 posti di degenza ordinaria ne sono occupati 1.425. Con la scarsità di dosi annunciate da Pfizer e AstraZeneca, anche Moderna ha annunciato improvvisamente un taglio nelle consegne. Durante la conferenza stampa settimanale per fare il punto sull'epidemia in Italia, Arcuri ha preteso che i fornitori rispettino gli impegni che hanno sottoscritto, poiché il vaccino non è una bibita o una merendina, è l'unico antidoto per uscire da una notte che dura già da un anno. Arcuri afferma che l'ammanco totale è di 300.000 dosi, uno stop rispetto al 15 gennaio che vedeva l'Italia in pole position per la somministrazione dei vaccini. I dati però non mentono, dall'inizio dell'epidemia un italiano ogni 23 si è contagiato e grazie alle misure di contenimento che la curva resta quindi stabile. Il taglio del 20% delle dosi annunciato da Moderna spinge Arcuri a fissare un altro obiettivo strategico anche per l'Italia, ovvero avere una rete di ricerca e sviluppo migliore di quella precedente, in grado anche di arrivare a produrre un livello accettabile di vaccini e farmaci idonei a contrastare il Covid. L'Italia, a ogni modo, continuerà a sostenere un'azione comune europea. Secondo giorno intanto di consultazioni al Quirinale, che aveva come protagonisti il PD e Italia Viva. Resta però il gelo tra i partiti sul futuro Premier. Una precisazione arriva via Facebook dal segretario Dem Nicola Zingaretti. Non abbiamo nessuna intenzione di chiuderci nelle nostre stanze a cercare un governo a qualunque costo. Non è questa la nostra storia e non è questo quello che serve alla nazione. Intanto però lancia un'idea nuova proprio Emma Bonino. Magari fosse incaricata una donna come Premier, il paese cambierebbe simbolicamente e sostanzialmente, credo. Ovvio che non basta essere donne per essere migliori, anche se gli uomini l'hanno sempre pensato di se stessi. Ha ucciso la moglie e il figlio di appena 5 anni per poi tentare il suicidio lanciandosi dal balcone di casa. È accaduto alle 3 di notte in un'abitazione di Carmagnola in provincia di Torino, dove i carabinieri poi questa mattina hanno arrestato un italiano di 39 anni. Il duplice omicidio al culmine di una lite familiare per motivi ancora da accertare. L'uomo ha scritto un biglietto, vi porto via con me. Il manoscritto, secondo quanto si apprende, l'uomo si dice deluso per il rapporto di coppia e dichiara tutto il suo amore per le due vittime. Prima di buttarsi dal balcone di casa, poi l'uomo ha tentato di tagliarsi le vene dei polsi e si è buttato dal balcone, procurandosi la frattura di una vertebra, oltre a sterno e caviglia. Avrebbe anche ingerito un liquido per il quale sta per essere sottoposto a una visita specialistica. La prognosi infatti al momento è di 60 giorni. Sui social intanto si è scatenato l'odio. La pagina Facebook dell'uomo si è riempita di insulti di chi non riesce a farsi una ragione di tale violenza.
Riposa in pace cucciolo, invece dicono al bambino: avevi una vita davanti a te, ti doveva proteggerti, ti ha ucciso, non ci sono parole, che ingiustizia, si legge sul web. È stata rinnovata oggi la convenzione con Emergency, che per i prossimi 5 anni terrà i suoi laboratori presso la struttura di Ponticelli, concessa in comodato d'uso dal Comune di Napoli. Ascoltiamo i dettagli e le voci dei protagonisti. Abbiamo voluto rafforzare e confermare la volontà di dedicare questi spazi importanti del Comune di Napoli, che si trovano a Ponticelli, a una sfida, quella della cura delle persone e soprattutto ad una lotta, ma in questo momento così importante e doverosa, al contrasto del contagio da pandemia, da coronavirus, e a tutte quelle ulteriori fragilità che sempre e in questo momento ancora più forte si stanno acuendo, se pensiamo alla salute di ognuna e di ognuno di noi. Insieme al Sindaco Luigi De Magistris, rinnovare la voglia e la presenza di Emergency in questi spazi vuol dire dare continuità a un lavoro straordinario, silenzioso, di un'organizzazione che si avvale di professionalità, che sanno incontrare le persone di questo quartiere e non solo, e lo sanno fare all'insegna di un grande diritto, quello di garantire come Repubblica Italiana la salute a tutte e tutte le cittadine. Siamo contentissimi che insomma, il Comune abbia deciso di proseguire con questa collaborazione che ormai va avanti da 6 anni. L'attività che svolgiamo qui è un supporto sociosanitario in generale, quindi attività di medicina di base, di pediatria, di sportello infermieristico, uno sportello d'ascolto e di supporto psicologico che ormai insomma purtroppo sta avvenendo tante persone, e chiaramente l'attività di orientamento e inserimento all'interno del sistema sanitario, grazie al lavoro dei mediatori culturali che insomma, si dedicano principalmente alla popolazione migrante. Nel 2020 sono stati 35 capoluoghi di provincia fuori legge per le polveri sottili, PM10 con Torino, maglia nera per 98 giorni di sforamento dei limiti quotidiani, 40 microgrammi per metro cubo per 35 giorni all'anno, secondo la legislazione europea, seguita da Venezia con 88 e Padova con 84. Al centro-sud il primato va da Bellino con 78 e Frosinone con 77. Questo emerge dal report annuale Malaria di Città 2021 di Legambiente, secondo cui preoccupa anche il confronto con i parametri OMS più stringenti di quelli europei. 60 le città fuorilegge, con il primato sempre a Torino, seguita da Milano, Padova e Rovigo, Avellino e Frosinone. Nonostante mesi di lockdown e la diffusione dello smart working, riporta il report di Legambiente, nel 2020 a Roma e Milano è stato superato quello che sarà il nuovo valore medio annuale suggerito dall'OMS per il biossido di azoto. Legambiente ricorda inoltre che le auto sono la fonte principale di inquinamento in città e che le emissioni fuori legge delle vetture diesel continuano a causare un aumento della mortalità, come emerso anche da un recente studio che si inquadra nella più ampia iniziativa trasfrontaliera sull'inquinamento del traffico urbano. Nuovo aggiornamento della curva pandemica anche in terra di lavoro, come pubblicato oggi dall'ASL di Caserta nel consueto bollettino. Negli ultimi dati di oggi sono 190 nuovi positivi al tampone, con cui si aggiungono 183 guariti e 8 deceduti. I test processati sono stati 2052 per un tasso di incidenza del 9,2%, quindi risalita rispetto a quanto visto negli ultimi giorni. Maddaloni è sempre in cima per numero di casi attivi con 248, seguita da Marcianise con 155 e Caserta in diminuzione con 145. Attimi di paura nella mattinata di oggi a via Marchesiello a Caserta. Un uomo militare di 30 anni ha tentato il suicidio minacciando di buttarsi dal balcone della propria abitazione del terzo piano. Individuo visibilmente scosso e dopo una lite con la moglie ha subito un forte contraccolpo psicologico. Sul luogo sono infatti intervenuti prima i vigili del fuoco che hanno fatto irruzione nell'appartamento dell'uomo, il quale è arrivato alla colluttazione con gli stessi. Solo in un secondo momento sono intervenute altre forze dell'ordine, quali carabinieri e polizia, per cercare di sedare gli animi. Tuttora ancora non è nitida l'immagine dell'accaduto, sono attualmente in atto ulteriori accertamenti degli agenti. Come si nota dalla foto nostra esclusiva, la via è stata per lungo tempo interdetta alla circolazione.
Il Napoli accede alle semifinali di Coppa Italia dopo il 4-2 contro lo Spezia. Gli azzurri dominano il primo tempo e chiudono sul 4-0 grazie alle reti di Koulibaly, Lozano, Politano ed Elmas. Nella ripresa i ritmi calano e gli aquilotti riaprono il match. In questo momento nel reparto d'attacco mancano dei giocatori che ci possono dare qualcosa di importante, senza nulla togliere a quelli che ci sono. Se vinciamo la partita che dobbiamo recuperare contro la Juve, siamo al terzo posto. Parliamo anche di Serie C, Girone C, parliamo di Casertana. È tempo di novità, iniziamo proprio dalle cessioni. Ha detto già addio ai Falchetti, Lorenzo Valò che rientra anticipatamente alla Roma dal prestito in rossoblù. Stessa sorte anche per l'attaccante Francesco Fedato, ceduto a titolo definitivo al Gubbio. Un volto nuovo invece per mister Federico Guidi, si tratta del giovane neoattaccante Sebastiano Longo, classe 98, che arriva dal Parma a titolo definitivo con un accordo che prevede per il prossimo giugno un'opzione con rinnovo biennale. Sono contentissimo di approdare in una piazza blasonata, commenta Longo al suo arrivo. Ho scelto Caserta perché so di trovare una realtà importante, una società sana che ha tanta voglia di lavorare in vista del futuro. Ho guardato diverse partite dei Falchetti e mi hanno colpito le idee di gioco che il mister è riuscito a trasmettere alla squadra. Ho tanta voglia di dare il mio contributo a questo gruppo. Intanto è già tempo di vigilia per i Falchetti. Domani infatti scenderanno in campo alle 17.30 contro il Foggia. A presentare la gara come di consueto in conferenza stampa è mister Guidi. Ascoltiamo un estratto. È una partita molto molto difficile perché il Foggia ha la capacità di far giocare male le squadre che affronta, perché è una delle squadre che gioca con più intensità e tra virgolette con più furore agonistico, un giocatore con una squadra che fa una fase difensiva molto molto buona, è squadra, tutti corrono d'insieme. Insomma, è una squadra difficile da affrontare e l'abbiamo visto nella partita d'andata, dove molte volte mi avete sentito dire che è stata la nostra peggior partita. Ci sono tantissimi demeriti nostri, ma chiaramente quando fai quelle tipi di prestazioni ci sono anche la bravura degli avversari, perché non ti fanno esprimere quello che vuoi fare in campo. Quindi sappiamo delle difficoltà che incontreremo e sappiamo che dobbiamo riuscire a mettere la partita su quelle che sono più le nostre caratteristiche piuttosto che le loro. Se venisse fuori una partita sporca, difficilmente riusciremo a venire fuori con un risultato positivo. Allo stesso tempo, se riusciamo a giocare bene tecnicamente, allora la partita è più su quelle che sono le nostre qualità ed è più facile arrivare a un risultato buono. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i nostri programmi in prima serata alle 21.30 come ogni venerdì, torno allo sport di Teleprima con Prima Serie A, quindi mi raccomando non mancate, invece appuntamento a domani mattina ore 6.55 con la rassegna stampa live. Buona serata.